Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Ragazzi, ci siamo. Tempo di bilanci come ogni anno, tempo di guardare un po' le nostre letture, quali sono i libri più belli che abbiamo letto e che ci hanno fatto compagnia per questo 2021. Devo dire che rispetto ad altri anni, io ho trovato veramente tanti, tanti libri belli ed è stato difficile trovarne solo tre. Infatti non ne ho trovati solo tre, ne ho inseriti quattro più uno jolly, però riuscire a... poi ho escluso dei libri secondo me davvero validi, mi dispiace, però ne ho parlato ampiamente qui sul canale, quindi trovate di tutti i libri che ho letto almeno un video dedicato in cui ne parlo in maniera approfondita. Infatti anche oggi non è che mi dilungherò insomma così tanto, ci tenevo comunque con voi a vedere un pochino quali sono i libri secondo me più belli che mi hanno accompagnato in questo 2021. E partiamo subito col libro Jolly. L'ho voluto mettere perché mi è piaciuto un sacco e l'ho inserito come libro Jolly perché non è un libro di narrativa. Quindi insomma dai, ci sta, arrampicandoci sugli specchi ci sta. È una Delphi e sapete quanto io subisco il fascino della scienza, dei libri di scienza, quindi ho adorato alla follia Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli. Mio primo approccio con Carlo Rovelli, grande studioso della scienza, grande accademico, grande fisico. E in questo libro è incredibile, incredibile come lui riesca a spiegarti in un modo semplicissimo materie e nozioni di fisica quantistica, cioè cose che sarebbero inaccessibili se lette in qualsiasi manuale per chi non è del settore come la sottoscritta, lui qui le rende assolutamente accessibili. Sono sette lezioni che trattano materie diverse. Il libro, come dice il titolo, è strutturato in sette lezioni e parla di fisica quantistica, di particelle, di buchi neri e lo fa, vi ripeto, in un modo semplicissimo, alla portata di chiunque, accessibile a chiunque. È un libricino piccolissimo perché conta appena 83 pagine, però è uno di quei libri che davvero ti... Non so se vi capita mai d'estate di alzare gli occhi al cielo e guardare verso l'alto con quella sensazione di infinito, di grandezza che proprio ti apre il cuore e nello stesso tempo ti fa sentire piccolissimo. Ecco, questo libro ha lo stesso effetto su chi lo legge, specialmente se come me ama un po' tutto quello che è il grande mistero della scienza, del cosmo. Bellissimo. Poi andiamo al podio, o meglio, posizione numero 4, un libro al quale mi sono avvicinata senza grandi pretese. Ero curiosa, non mi aspettavo chissà che e non mi aspettavo che potesse piacermi così tanto. Io ho adorato questo libro, ho adorato la sensazione che nella sua semplicità è riuscito a farmi provare. E il libro in questione è L'ora di Agatha di Annie Catherine Bowman, spero di averlo pronunciato correttamente, ve ne ho parlato di recente di questo libro, quindi insomma non mi soffermerò così tanto. È un libro che parla di malinconia, un libro che parla di solitudine, un libro che parla della vita, della vecchiaia. Infatti, secondo me, se avete più di 30 anni, riuscite ad apprezzare molto di più quelle che sono le riflessioni contenute in questo libro perché le sentite più vicine a voi e riuscite in qualche modo a capirne anche il senso. Ma di cosa parla? Allora, la storia ruota attorno ad un psicoterapeuta che ormai è prossimo alla pensione e sta contando le ore che lo separano da questa agognata pensione, quando bussa alla sua porta una giovane donna che si chiama Agatha. Agatha insiste per poter avere lui come medico, vuole lui e solo lui. Lui cerca di dissuaderla dicendole che tra poco andrà in pensione, che non potrà portarla avanti per un percorso molto duraturo, ma a lei non importa. Finché può, vuole avere lui come medico. A quel punto lui accetta e segue questa giovane donna, scopre che è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico per diverso tempo a causa di un tentato suicidio e che nessuno ha mai effettivamente fatto luce sulle cause che portarono questa ragazza a compiere su un gesto così estremo. Ma al di là solo della storia, è un libro che veramente ti mette davanti a un sacco di riflessioni e ti lascia questa sensazione di malinconia, ma anche di pace in qualche modo. Ci sono un sacco di personaggi secondari bellissimi che ruotano attorno al protagonista, la sua segretaria, che sta affrontando la malattia terminale del marito e ogni sera lei non dorme per paura che lui muoia nel sonno e lui non dorme perché non vuole svegliarsi in un posto in cui lei non c'è più. È un libro veramente di quelli che, non so, non avete presente quando vi mettete davanti a una finestra a guardare la neve che scende, quel silenzio, quella pace e nello stesso tempo quella malinconia? Ecco, questo libro riesce più o meno a darvi una sensazione simile. Anche questo bellissimo, non potevo non inserirlo proprio per quello che riesce a dare.
andiamo sul podio, ok, recuperati. Andiamo sul podio, posizione numero 3. Posizione numero 3, anche questo è un libro che avevo in libreria da, non so, almeno 2 o 3 anni sicuri e mi aveva sempre guardato, io sapevo, perché io non avevo dubbi che questo libro mi sarebbe piaciuto, perché ormai mi conosco, so che cosa mi può colpire, poi ne avevano sempre parlato molto bene, la trama era assolutamente nelle mie corde. Quindi al terzo posto metto Rullo di tamburi, Follia di Patrick McGrath, che spero sempre di pronunciarli correttamente questi nomi. Guardo là perché ho sempre paura che la TV si spenga. Allora, Follia è un libro forte, è un libro disturbante, è un libro che parla di un amore, di un'ossessione morbosa, carnale, letale. Siamo in Inghilterra negli anni 50, verso la fine degli anni 50, e la storia si chiude attorno ad un manicomio piuttosto isolato. Un manicomio nel quale lavorano diversi medici e vicino a questo manicomio c'è un cottage in cui vive uno dei medici con sua moglie. La moglie del medico in questione si innamora di un detenuto, ma non un detenuto normale, ma un uomo che era chiuso in manicomio a causa di un efferato uxoricidio. E i dettagli, vi dico, poi non vi verranno risparmiati proprio per capire quanto può essere profondo l'abisso della follia umana. Si innamora di quest'uomo e quest'amore non è una semplice infatuazione, ma come vi dicevo diventa un'ossessione morbosa, carnale, letale. E tutta questa storia dal principio vi viene raccontata dagli occhi il narratore e un altro medico che lavorava in questo ospedale. E questa decisione di affidare la narrazione a questo punto di vista, secondo me, è veramente molto riuscita. Perché? Perché è un narratore esterno alla coppia protagonista e quindi riesce a osservare entrambe le parti e susseguirsi degli eventi ed è un medico. Quindi, oltre a narrare la storia, fornisce sempre anche un quadro clinico, quindi una prospettiva medica di tutto quello che sta succedendo, quindi anche dell'evoluzione degli eventi. E quindi anche in questo caso, secondo me, questa scelta è molto riuscita. L'unica cosa, ma questo è proprio per me lettrice, è che io ho odiato la protagonista femminile, o meglio, non riesco a perdonarla. Non riesco a perdonarla perché in tutto quello che lei fa, sempre e comunque, non considera mai il figlio, lei è un bambino e lei mette sempre le sue necessità e i suoi bisogni prima di quelli del figlio. Ho cercato in qualche modo di capire che questa appunto era un'ossessione, che poi si trasforma in qualche modo anche in una psicosi, in una depressione, però fino a quello che sappiamo, chi lo ha letto essere l'epilogo, però io non riesco a perdonare quello che lei fa fin dall'inizio, perché fin dall'inizio lei mette sempre e comunque davanti i suoi interessi, i suoi bisogni, le sue necessità, quelle del figlio. Questa cosa è una cosa che da lettrice che empatizzi con i personaggi non riesco a perdonarle. Insomma, a parte questo, che è una cosa mia di lettrice, il libro è stupendo e il finale anche secondo me è veramente riuscito perché ti mostra come un pizzico di pazzia in fondo ci sia in ognuno di noi, quindi anche proprio l'ultima scena secondo me è veramente riuscita. Se non l'avete mai letto, insomma dubito perché è un libro molto famoso, però in caso se non l'avete mai letto come me, io ve lo consiglio veramente proprio a mani basse. E ragazzi, siamo in pole position. Allora, io ero indecisa tra questi due libri. Uno mi è piaciuto molto più di testa, uno molto più di pancia, e voi sapete che nel mio caso vince sempre la pancia. Sono entrambi libri scritti benissimo, con una trama che mi è piaciuta un sacco, gestiti molto bene, però uno tecnicamente secondo me è superiore, eppure lo metto al secondo posto perché, vi ripeto, tra testa e pancia vince sempre la pancia, e non solo per mangiare. Il libro che metto in seconda posizione per questo 2021 è il primo libro che io ho letto quest'anno, quindi io direi che sono partita proprio con il piede giusto, visto che è entrato nel podio in seconda posizione, ma insomma se l'ha giocato con il primo. E il libro è La città dei vivi di Nicole La Gioia. Questo libro, secondo me, a parte essere un vero capolavoro per quanto mi riguarda, è un libro che si colloca a metà tra il reportage giudiziario e un romanzo di narrativa. E il lavoro che fa di ricostruzione storica degli eventi Nicole La Gioia è qualcosa di immane, di rara potenza, con una penna appunto molto potente. Nicola La Gioia in questo libro ricostruisce gli eventi che hanno portato ad uno dei più terribili fatti di cronaca degli ultimi anni, cioè il caso Varani, l'omicidio Varani. E l'autore mette insieme interviste, articoli di giornale, chat, forum e crea questo collage senza mai però farvi avvertire di trovarvi davanti appunto a un collage, quindi non avvertite mai una frammentazione della narrazione. Non si vede l'altro libro però.
Non avvertite mai una frammentazione della narrazione, ma ha una fluidità pazzesca. E questo è in qualche modo anche un romanzo corale, perché l'autore dà la parola a diverse persone che sono state in qualche modo coinvolte o che erano parte della vita dei protagonisti, e ognuno è incredibile come sia convinto di avere tra le mani la verità assoluta e inoppugnabile, ed è incredibile come venga poi smentito da un'altra persona. Anche lei è convinta di avere tra le mani questa verità inoppugnabile, dimostrando così che tutti noi abbiamo delle zone d'ombra e che la verità inoppugnabile appunto non esiste, e nessuno conosce davvero chi ha accanto. Ed è incredibile come lui cerchi in qualche modo di dimostrarti che quello che è successo agli assassini di Varani è qualcosa che può succedere a chiunque. Infatti c'è una frase molto bella e molto potente dove l'autore dice: diciamo sempre speriamo che non tocchi a me, ma non diciamo mai speriamo che non sia io a farlo. Proprio perché noi diamo per scontato che non potremo mai trovarci dall'altra parte, e invece lui vuole farti vedere come una serie di eventi, di circostanze, possano portare chiunque a diventare quel mostro che poi viene sbranato dai media. Altra cosa che ho apprezzato moltissimo è che in un romanzo di questo tipo cadere in facili voyeurismi e perdersi, dilungarsi in dettagli macabri è un attimo. Quindi cadere in questa trappola è veramente un attimo per attirare l'attenzione, per riuscire ad accalappiare un po' il lettore facendo leva sul voyeurismo. In realtà Nicola La Gioia non lo fa mai, anche nel momento clou della storia hai quasi la sensazione addirittura che acceleri, perché nemmeno lui vuole soffermarsi su quello che è proprio successo in quei minuti in quella stanza, e ti mostra come non sia appunto quello lo scopo di questo libro. E vi dico che tutto poi quello che viene raccontato viene fatto con una penna che è straordinaria. Ci sono delle descrizioni di Roma che fanno venire la pelle d'oca alta così, una penna immensa, quindi veramente un libro stupendo. Ci siamo ragazzi, arriviamo al podio. Allora, il libro più bello che ho letto quest'anno, forse qualcuno di voi lo avrà già indovinato perché l'ho nominato spesso qui su Instagram, comunque facevo spesso riferimento a questo libro. Il libro in questione è La prima verità di Simona Vinci. È un libro che io ho adorato, anche in questo caso il lavoro che fa di ricerca e di ricostruzione Simona Vinci è un lavoro grandioso. Simona Vinci racconta in questo libro quella che era la realtà dei manicomi, prima della legge Basaglia, e in particolare lei prende in riferimento l'isola di Leros, che era un'isola greca che era considerata e conosciuta con il nome appunto di isola manicomio, un'isola nella quale venivano deportate queste persone in questo grande manicomio, e si sapeva che chi andava in quell'isola, su quell'isola, non faceva mai ritorno. Ma non erano in realtà malati mentali la maggioranza delle persone che venivano rinchiuse, erano prigionieri politici, persone con pensieri politici che non andava bene a chi era al governo, chi era al potere, ragazze madri, ragazze scomode, figli legittimi. Erano persone che in realtà non erano pazze, ma come dice Simona Vinci, se non eri pazzo in quell'isola lo diventavi. La storia poi ruota attorno a diversi personaggi, vi innamorerete di alcuni veramente perdutamente. Perché io vi dico ho scelto questo libro invece di quello di Nicola La Gioia, che comunque sono entrambi due libri stupendi. Però è una scelta proprio prettamente personale. Di questo libro io vedo ancora davanti agli occhi delle immagini, delle istantanee che io non dimenticherò mai nella mia vita. Per me, cioè nella mia vita, lui, questo libro è riuscito a rendere immortali dei personaggi. Cioè il personaggio di Teresa, non vi dico niente di lei perché potrei fare degli spoiler, però è una, quello che posso dirvi, è una ragazza, era una ragazza normale e viene portata in qualche modo a una sorta di depressione che poteva essere tranquillamente già nei nostri curata. In quel caso viene appunto allontanata e portata in questo manicomio dove una ragazza come Teresa era appunto troppo bella per poter essere lasciata in pace. Cioè, nel raccontarvi le cose, Simona Vinci è chirurgicamente spietata, quindi non lascia sottointeso niente, ma nello stesso tempo non è volutamente macabra. Quindi non cerca volutamente il macabro per accontentare, in questo caso, il voyeurismo del lettore. Voi capite subito con chi avete a che fare, perché nelle prime due pagine il romanzo ti pianta una coltellata proprio direttamente. Cioè, voi capite subito che cosa avete tra le mani e se siete disposti a fare un viaggio di questo tipo con il peso emotivo che può avere un libro di questo tipo. Io ragazzi l'ho amato, è uno di quei libri che ti scava, ti penetra sotto la pelle e lo fa facendoti male, però è bellissimo, potente e bellissimo.
Bene ragazzi, questo è tutto, anche per questo 2021 fa sempre un po' strano arrivare alla fine di un anno e ti porta a fare non tanto dei bilanci, ma a guardarti comunque indietro, guardare quello che hai fatto, guardare che cosa è successo e in ambito letterario un po' che libri ti hanno accompagnato, se hai fatto delle scelte oculate o meno, se hai trovato uno di quei libri che poi sai che ti accompagneranno per tutta la vita. E io devo dire che rispetto ad altri anni quest'anno ho trovato veramente dei libri che credo non dimenticherò mai. Come sempre fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri che io ho trovato così speciali e qual è il libro più bello che avete letto voi quest'anno. Noi ragazzi, come sempre, ci vediamo al prossimo video e ne approfitto anche per farvi tanti tanti auguri di buon anno, di buone feste. Se questo video non so se riuscirò a metterlo prima del 31, dopo il 31, insomma, non so come saranno montati o editati questi video perché siamo ancora adesso al 15 dicembre. Quindi ragazzi, buon Natale, buon anno, buone feste e veramente vi auguro il meglio per il futuro. Vi mando un grande, grande abbraccio. Mua!